Palla in profondità nel tentativo di servire Pedrani, c'è ora una buona intercezione di Melosi che avanza, ecco Melosi prova, c'è ora Brenna, solo entra Brenna, rete! Brenna ha messo la palla in rete, grandissima questa azione da parte dei solanesi, più che altro per volontà, costruita su una ripartenza, cosa che stavamo premettendo, Salerno deve giocare sulle ripartenze oggi. Un cambio nelle file di Salerno, è entrato Suzzi che ha preso il posto di Brenna, che è rimasto colpito da un pallone che l'ha colpito al volto e quindi di conseguenza è dovuto uscire e si sta mettendo nelle chiude della sala. Attenzione perché ora Presso va al pareggio, purtroppo per Salerno il gol è segnato da Gazzoni che sul secondo palo ha raccolto una profondità del proprio compagno e ha messo la palla in rete. Ecco ripartire Salerno con Melosi, da Melosi a Borghi, c'è un ora Borghi che calcia la palla e che gli viene deviato, sarà un calcio d'angolo che sta per essere voluto a Brenna, anzi no, è una rimessa laterale che Brenna va a battere verso Melosi. Attenzione perché in posizione centrale prova il tiro che gli viene contratto nuovamente in fallo laterale dal numero 10 Vianelli, che anche lui è intervenuto in campo. Attenzione Borghi, tiro di Borghi a rete! Salerno ripassa in vantaggio anche con un po' di fortuna perché la rimessa laterale di Brenna è stata deviata dalla difesa di Bresso, questa ha consentito a Borghi di potersi girare in solitudine e calciare la palla e metterla alle spalle del portiere Bianchi. Ecco Melosi prova a scaricare su Brenna, da Brenna c'è un tiro e la palla sull'esterno della rete. Buona comunque la circolazione di palla nella posizione da parte di Salerno che ha consentito a Brenna quindi di andare a concludere. Ecco una buonissima azione da parte di Villa che si libera di forza di Melosi e scarica la palla sotto la traversa. Attenzione al calcio d'angolo che sta per essere battuto con lo schema, vedete un movimento da parte di Consonni che cerca di liberarsi, Valti, e c'è un gol con un tiro di Consonni che scarica la palla all'incrocio ai pali. È un bellissimo gol, davvero un grandissimo gol, due reti nel giro di un minuto. C'è ora il cambio del centrale difensivo Melosi, dove entra il centrale difensivo della formazione Juniores, Masella, altro ragazzo che siamo certi potrà avere una crescita continua e sistematica, perché sta dimostrando nella propria formazione di essere veramente cresciuto tanto. Ora però purtroppo Vignola lo salta con un po' di facilità, forse un po' di forse Masella ha cercato di intervenire con troppa precipitazione, in questo caso si è fatto saltare, Vignola ha potuto mettere la palla in rete per il punto del 4-2. Ripasso il microfono a Giordano. Comunque vedendo che la nostra squadra in questo momento sta cercando di tenere botta a quello che sta facendo il Brescia in questo momento, che sta continuando a comprimere la nostra squadra nella nostra difesa, e adesso abbiamo una rete forse non proprio tutta cercata, con un controllo a seguire che diventa poi un pallonetto che sorprende De Marchi, molto bella ma forse anche non del tutto volontaria. Come verrà orchestrata questa azione, Melosi su Pedrani, ah Pedrani, peccato perché Pedrani questa volta peccato davvero. Nel tentativo di recuperare la posizione Pedrani purtroppo ha spinto il pallone in rete, quindi purtroppo un doppio errore da parte di Pedrani, prima nell'essersi fatto soffiare la palla in posizione di laterale consentendo la ripartenza alla formazione avversaria e poi nel rientro, nel tentativo di salvare la palla, purtroppo la spinta in rete. L'alta a cercare di servire Vignola, cerca di andarsene sul fondo ma è proprio stancamente, molto bene, bravo il ragazzo a fermarlo. Ora c'è un tentativo di profondità ancora con palla nuovamente verso Vignola e che questa volta trova il primo palo per insaccare il pallone del 7-2 a 2 minuti e 26 dalla fine. C'è un po' di
ci sono tentativi solitari che sappiamo sono spesso controproducenti, per cui veramente auguriamoci che non vedete che De Feudis si mette in rete sul calcio d'angolo il pallone dell'8-2, peccato, veramente peccato. È un vero peccato, perché dobbiamo dirlo con onestà, il passivo così grosso tutto sommato non è meritato, però chiaramente ha portato però a, sembra, ecco il gol del 9-2, purtroppo peccato davvero. Si sta venendo a creare un risultato che è frutto esclusivamente della stanchezza dei ragazzi solonesi, che hanno veramente difeso bene per tutta la partita, ma anche ora sono venuti meno a livello di stanchezza, e quindi questa cosa sicuramente li sta penalizzando e li sta portando a un risultato che può creare certamente un po' di morale in caduta, perché perdere con tanti gol di scarto non fa mai piacere, naturalmente.